800 megawatt di energia fotovoltaica pulita, okay? Che si crede nel giro di un mese saranno più o meno, una volta fatti i conti di tutti quelli che stanno in attesa di essere avanzati, si arriverà circa a 1000 megawatt. Entro il 2010 saremo oltre il 1200 e nel 2012 siamo oltre i 2000 megawatt installati, se il trend continua così, tanto adesso il trend attuale di costruzione. Vuol dire che noi in tre anni e mezzo, quattro, abbiamo installato una centrale nucleare, la potenza della centrale nucleare elettrica, okay, che non consuma niente, che non ha quali installazioni, che non ha quali smantellamento, con molti meno soldi. Allora noi dobbiamo andare a costruire con i soldi che abbiamo, pochi soldi che abbiamo a disposizione, centrali nucleari che funzioneranno nella migliore delle ipotesi fra 10, 12, 15 anni, la prima che entra in funzione, spendendo molti più soldi rispetto a quello che già stiamo facendo con le energie rinnovabili. Credo che questo sia anche in termini di efficienza e di rapidità di risposta per le piccole e medie imprese del Veneto, per capirci, che chiedono energia, un controsenso. L'altro aspetto che mi preme ricordare è che è quello dei posti di lavoro. Io lo accennavo prima, sono Antonio Ferrante, mi occupo in Veneto di promuovere sportelli informativi sul tema dell'energia rinnovabile, del risparmio energetico, e abbiamo promosso l'iniziativa di poi Gruppi di Acquisto Solare. Gruppi di Acquisto Solare sono fondamentalmente cittadini che si mettono insieme e comprano i pannelli solari insieme, quindi abbattendo i costi. Sto parlando di una cosa che non è l'energia del futuro, è l'energia del presente, cioè sono persone che vanno in banca a seconda dei soldi, lo Stato con incentivi li paga la parte della banca e si chiama la prende gratis a casa. Punto. Alimentano la corrente. Quindi una cosa estremamente conveniente. Naturalmente attraverso certi criteri, certe condizioni, mettendosi assieme, facendo un aumento complessivo di bordi di qualità, eccetera. Filiere locali, okay, che hanno creato nel giro di un annetto, okay, un'installazione di circa un megawatt. Quindi un megawatt è un termine ridicolo nel mondo dell'energia elettrica, okay? Ma non è un termine ridicolo se pensiamo che sono circa 500-600 famiglie che in maniera diffusa a casa propria nel cliente hanno messo questi piccoli pannelli. Questa è una piccola parte di quello che è stato il mercato fotovoltaico nel Veneto. Il Veneto è la terza regione in Italia per impianti fotovoltaici installati. Okay? È una regione che pur non avendo il sole, che c'è la Sicilia, la Puglia o la Sardegna, ma corre molto sul piano del basso, cioè i cittadini veneti sono molto relativi da questo punto di vista, perché hanno capito anche in termini economici che questo è un vantaggio economico davvero importante. Vi dirò di più, è vero che questo sviluppo del fotovoltaico, ma dico fotovoltaico potrei dire altre energie in altre regioni, noi non abbiamo il vento, non vale per l'eolico, ma sicuramente il microeolico, il mini eolico sono funzioni molto interessanti in Maremma, per esempio, dove abbiamo esperienze interessanti nel mondo della terra e dell'ambiente e in altre regioni. Queste energie rinnovabili sono, è vero, finanziate dallo Stato, ma non sono finanziate dallo Stato per 40 anni come il nucleare. Il finanziamento statale, se le cose che stanno andando, vanno avanti così come stanno andando avanti adesso, nel 2016 non avrà più bisogno di esserci, perché il kilowatt fotovoltaico sta, a differenza del nucleare, sta dimezzandosi in 2 anni come costo. Nel 2016 arriveremo alla cosiddetta green parity, cioè il costo fotovoltaico dell'energia del kilowattora fatto al fotovoltaico sarà uguale a tutti gli altri kilowattora della rete. A quel punto, fine del contributo statale. Però il contributo statale da lì al 2016 avrà creato un sistema di produzione diffusa, pulita, democratica, economica, pulita, se che non genera conflitti, problemi geopolitici, guerre per il petrolio, per il carbone, per le fonti rinnovabili, per le fonti tradizionali fossili, che sicuramente non è uguale a quello che genera invece il nucleare. Quindi, dicevo, il merito terza regione per installazione di energia fotovoltaica. C'è un altro piccolo dato che ci dimentichiamo quando anche chi all'interno di Confindustria in Veneto promuove l'idea del nucleare. Vi avevo già detto, abbiamo già affrontato il tema, che è una vera falsità, una menzogna clamorosa il fatto che il kilowatt nucleare costi meno del kilowatt tradizionale. Okay? Ma non c'è solo questo, c'è il fatto che ci sono in Italia ad oggi più di 15.000 addetti stabili, okay, nella filiera delle produzioni di pannelli solari fotovoltaici. Poi ci sono anche l'eolico, poi c'è anche il pannello solare termico, poi ci sono tutte le altre rinnovabili, ma solo i pannelli solari fotovoltaici lavorano in Italia 15.000 persone.
nei quali molto più della metà lavorano in Veneto. Perché è il Veneto la capitale italiana della produzione fotovoltaica? In particolar modo per la provincia di Padova, ma anche la provincia di Vicenza, anche quella di Verona, esperienze che produce di Venezia, nella zona di Vicenza, nella zona dell'Alto Veneziano. Cioè, economie che crescono con due cifre, cioè aziende super floride che vendono soprattutto però, soprattutto all'estero, perché non sono profeti in patria. Perché? Perché non esistono politiche strategiche territoriali promosse dal risultato, non esistono politiche di filiera, non esistono politiche di distretto, non esiste una logica per cui tu azienda che stai in questo paesino del Veneto, perché non puoi essere fornitore degli enti pubblici, perché non ti posso, non è una garanzia di mercato per carità, ma ti posso favorire, creare un sistema che tu possa essere competitivo con i grandi produttori mondiali, possa crescere e farti le spalle e diventare anche tu un grande player internazionale, un grande competitore internazionale della grande produttività. Non ci sono politiche di settore e ciò nonostante le nostre aziende del Veneto sono diventate delle grandi realtà, delle interessanti realtà a livello europeo per la produzione di questo settore. Che cosa succederà con i 50 miliardi di euro stimati, piazzati in questo momento, previsti sono in questi anni per le rinnovabili? Verranno inevitabilmente, come è stato detto, drenati dal nucleare. Cosa succederà? Ci saranno quei 2.000 posti di lavoro, 500 posti di lavoro per la centrale nucleare in Veneto? Anche questo è quello di cui stiamo parlando. Cioè, questo interesse in termini strategici, cioè la corrente più cara e meno posti di lavoro per il Veneto. Forse qualcuno anche in Confindustria non ha fatto i conti bene, da questo punto di vista. E devo dire, la verità che non fosse una cosa sola, forse che alcuni del sindacato non ha fatto i conti bene, da questo punto di vista. E questo è un aspetto importante, quindi io mi limito a questo aspetto qui. Volevo brevemente citare un aspetto relativo alla questione della candidatura, della serietà di una candidatura alla presidenza del Regione Veneto. Dire un aspetto che vorrei chiudere rispetto alla questione dell'Italia, dire che siamo favorevoli al nucleare in Italia ma non lo siamo in Veneto, è una, non solo è una, io ritengo, una cosa scorretta dal punto di vista politico e di bassa potere, diciamo, e chiaramente elettorale, ma è anche un assurdo tecnico, cioè voi, facciamoci una ragione, noi abbiamo una delle pochissime aree italiane che possono ospitare una centrale nucleare. Le centrali nucleari non si fanno delle aree sismiche, le centrali nucleari non si fanno delle aree aride, le centrali nucleari non si fanno in aree troppo popolate, le centrali nucleari non si fanno nelle aree dove non ci sono gli idrodotti. E quali sono le aree dove ci sono? Facilità di accesso agli idrodotti, dove ci sono un po' di aree ancora agricole disponibili, che non siano sismiche, okay? E abbiano grandi disponibilità di acqua. Per capirci, la città nucleare consuma una quantità di acqua che è pari a quantità di minima del Po, ok? Queste aree sono pochissime in Italia e sono quasi tutte concentrate nella prima parata, una certa parte della prima parata, la parte centrale e più grande della prima parata. Quindi, e la parte, questa parte coincide con il Veneto. Quindi dire che non siamo favorevoli alla città nucleare, ma non il Veneto, è come dire che vogliamo fare la pesca senza mare, e stiamo dicendo una cosa che non esiste. Se dobbiamo fare quattro centrali, è inevitabile statisticamente che una delle quattro centrali finisca il Veneto. Quindi dire che siamo favorevoli o non siamo favorevoli al Veneto è un nonsense anche dal punto di vista tecnico. Concludo dicendo che cosa vorremmo noi come capitalisti dalla futura governo regionale. Ok, quindi quale che esso sia, noi ci aspetteremo che finalmente ci fosse uno scatto dal punto di vista strategico e politico da parte di chi governa in maniera concorrente, concomitante il tema dell'energia con il governo. Ovvero sia, noi chiederemo che per esempio non solo ci fosse un piano energetico regionale finalmente che è bloccato, lo ricordo che è bloccato, dal 94 è stato adottato ma non approvato, ma era nato vecchio, adesso è vecchissimo, è giusto perché bisogna cominciare da zero praticamente, e peraltro teneva in quasi nulla considerazione le energie rinnovabili e la possibilità che i cittadini possano in qualche maniera essere protagonisti nell'ambito delle energie rinnovabili. Era bloccato nel piano di Porto Tolle, chiaramente. Adesso sì, in maniera totalmente illegale, come dire, dal punto di vista della
giuridico, insomma, sia portato sul carbone molto dolle, io spero se c'è